Aspetta, ti interrompo perché la nostra relazione sportiva ha perfezionato il collegamento con Aldo Spinelli. Buonasera. Buonasera, ho saputo della partita, guardi, veramente sono dispiaciuto. E guardi, io le dico solo una cosa, ho guardato tutti i nostri giocatori che avevamo a Livorno, dove sono andati a finire, in tutte le prime squadre che sono primi e secondi gratuitamente. Sì, questo guardi, veramente hanno distrutto tutto, guardi, è stato distrutto tutto il mio patrimonio. Presidente, questo è vero, però un minimo d'autocritica va fatto, insomma, sono state fatte delle scelte sbagliate da parte di tutti, ma anche da parte della vostra famiglia, insomma, questo va detto. No. Guardi, io ho lasciato 33 giocatori, mi scusi, Prego. Abbia pazienza, allora, lei la mia famiglia non la... e per 21 anni ha fatto quest'anno, lo sa chi ha retto il Livorno? Lo sa chi ha pagato tutto a Livorno quest'anno? La sua famiglia. Ecco, allora basta. Potevo evitare di farlo. Bastava tenere i miei giocatori, quelli della Ternana, quelli del Padova, quelli dell'Alessandria, quelli dell'Aveleino. Ma tutti andavano anche pagati però gli stipendi. Se nessuno gli paga lo stipendio, i giocatori vanno via. Ma no, io parlo dei nostri giocatori che io ho lasciato, pagato tutto. Non diciamo fesserie, lei parli con la Covid e vada a vedere la Camera di Commercio. Io sto dicendo, i nostri giocatori, avevamo un train parco, giocatori di 33 giocatori, sono andati a finire tutti nelle squadre che sono primi e secondi. Sì, però scusi, ci sarà un motivo. Chi l'ha venduti o chi l'ha regalati? Però Presidente, questo, allora dunque, facciamo chiarezza. Giustamente lei ha messo dei soldi, però... A gennaio, quando era chiaro che questa squadra andava rifondata, la Fideiussione è arrivata 3 giorni prima della chiusura, insomma. Ma non c'entro niente, no. Ma lei si dimentica chi era presidente, lei si dimentica che avete avuto 2 presidenti che hanno rovinato tutto. Uno ha messo 10.000 euro, l'altro è sparito dalla circolazione prima di vendere di regalare tutti i giocatori che hanno regalato. Io dico regalato perché non voglio dire altro, mi spiego. Sì, ma avevamo dei super giocatori, noi, quelli dell'Avellino, sono stati regalati. Sì, quelli però... della Ternana sono stati regalati, quelli del Padova sono stati regalati. Tutti i migliori giocatori che avevamo noi. A quest'ora Livorno era primo in classifica. Sì, però Presidente, Io non comandavo. Io non ho messo più becco nella questione tecnica, ha capito o no? Da quando? Perché quei giocatori lì non l'avrebbero... Perché lei è passato dalla Serie A alla Serie D in 7 anni, dalla Serie A alla Serie D in 7 anni, c'era lei, non c'era qualcun altro. Dalla Serie A alla Serie B, sì. No, alla Serie D, alla Serie D come Domodossola. Ma lasci perdere, io dopo 5 anni che non me ne occupo. E allora, questi sono i risultati. Ha ragione. Però io ho sempre pagato e comprato giocatori e rispettato tutte le scadenze. Hanno preso 8 punti in 2 presidenti, ma vi rendete conto? Hanno preso in 2 presidenti che avete avuto. Avete avuto 2 presidenti che hanno preso 8 punti. E se non mi intrometto io a pagare Grassani, e quest'ora i 3 punti non li prendavate. Questo è vero. Però, scusi, e allora cosa volete? Le fideiussioni lo sapete di chi sono? Sono sue le fideiussioni. Allora, però, allora cosa volete che faccio? Però, dopo scusi, 22 anni hanno distrutto tutto quegli ultimi dei 2 presidenti. Scusi Presidente, scusi, abbia pazienza. Lei ha detto, me l'ha detto ora, che la fideiussione l'ha fatta lei e questo si sa tutti, insomma. No, l'ho fatta io insieme a quelli della Figrea, non è vero? Sì, la fideiussione è vero, buona. La fideiussione è buona, non fasulla. Ma mi spiega una cosa, scusi Presidente, perché l'ha fatta il 28 di gennaio e non i primi di gennaio, che poteva essere usata durante tutto il mercato? Ma lei non lo deve chiedere a me, io non gestivo. Ma quando sono stati in emergenza mi hanno chiesto, ci puoi dare una mano a fare la fideiussione? Ci ho detto, voi quanto hanno fatto il loro dovere quelli della segreteria. Chi non ha messo una lira è stato Ferretti e Navarra, che si sono dissociati completamente. Ha capito? Però perfetto. Prima di andare via, il signor Navarra ha venduto, ha regalato, io dico regalato, perché
se l'hai venduti entravano i soldi, senta, giusto? Senta, ascolti me, ma adesso, in questa situazione, come ci si esce? Mi dica la verità, io l'ho chiesto a suo figlio, l'ho chiesto a chiunque dei guardi, dirigenti. Aspetta, questa, aspetta, lei, mi faccia fare la domanda. Lei non deve parlare con me, io non parlo? Ho nessun potere politico nel Livorno. Ma scusi un attimo, abbia pazienza, eh? Con chiunque si parla, Favilla del resto è venuto a parlare con lei a Genova, quindi ma guardi, no. Le chiacchiere le porta via al vento. Navarra, se non Navarra, doveva essere lui a guidare la società, perché io mi fidavo di Navarra e di quel gruppo che, e della banca che avevo fatto io. Ma forse poi ha sbagliato. Dopo non ho saputo più niente, io ho capito. Ma noi non c'hanno. Mi dica questo, c'è la volontà di vendere o no? Ha voglia, ma chiunque vuole. Ma adesso abbiamo delle proposte serie, che potrebbe essere quella di signor Popovic, che è l'unico che io credo, che però finché non vedo che la gente mette una lira, lo sa quanto ha messo il gruppo Heller Carano? 10.000 euro! Però, scusi, e hanno guidato la società, pazienza. E ancora il coraggio di parlare quello lì. Mi faccia però mi faccia capire una cosa, no? Perché cerchiamo, anziché arrabbiarsi, tanto ognuno rimane della sua idea. Ci sono state due proposte, quella di Favilla e quella del gruppo Undiano, al quale la ma società... Ma chi l'ha vista? Io non ne so niente di quella di Favilla, tutte chiacchiere. Le chiacchiere che ha fatto Carrano sono uguali a quelle di Favilla. Io le ho dette al sindaco stamattina. Faccia versare 2,5 milioni al signor Favilla, che tutto il resto paghiamo noi. Basta, chiuso. Quindi, allora aspetti, cerchiamo di capire, perché questa è una dichiarazione importante. Lei, la sua famiglia evidentemente, è disposto a coprire i debiti? Non ce n'è debiti, come cazzo! No. Ho messo 1,6 milioni euro, avanzo dal Livorno io. Avanzo 1,6 milioni euro. L'ho pagato tutto io quest'anno i soldi, non la metti Navarra o Ferretti o Amiu o quei o nei. Ha messo solo presto 115.000 euro. 1,000,000 te l'ho messi io. Certo. Quali debiti sono? Quali sono i debiti? I debiti l'hanno fatti quest'anno, quei signori lì. Però scusi, ha capito no, perché i stipendi l'ho pagato tutti io. Sì, va bene, ma però... Ma vi rendete conto con chi parlate? Però, scusi, Presidente, non si alteri, cerchiamo di parlare in maniera tranquilla. Il bilancio 2019 porta a debito qualche milione di euro. 2019, Quindi... sentire, il bilancio 2019 aveva, l'ultima assemblea che abbiamo fatto, c'era un patrimonio netto a novembre del 2020, no 2019, a novembre del 2020, patrimonio netto 2.250.000 euro, più 920.000 euro della paracadute. Quanto andiamo? A 3 milioni. Io le parlo più 400, più tutto il resto che dovevamo incassare dalla CICA, io non lo so. Arrivavamo a un patrimonio netto di 4 milioni. Sì, ho capito. Se facevano ricorso per i 5 punti, la negligenza è stata quella di non fare ricorso dei 5 punti. Chiamate il signor Grassani, ha detto Livorno era una delle società più solide che c'era a novembre, con quei soldi che avevo lasciato io dalla Serie B. C'era una fideuzione mia. Senta, Presidente, lei quello che dice sarà sicuramente vero. Però e non io... basta andare alla Camera di Commercio? No, fermo. La Camera di Commercio, l'ultimo bilancio depositato è quello del 2019, L'ultimo bilancio depositato. Scusi, comunque... la Covid, se avete presente la Covid? La Covid è una cosa, la Camera di Commercio è un'altra. Quanti punti ha preso la mia gestione? Neanche uno. Questo è... Allora, guardi, le ho detto tutto, qui... Bastava tenere i nostri giocatori, non serviva neanche la fideuzione. Ma mi spiega una cosa, lei che l'ha visto da dentro, perché non è stato fatto il ricorso quando arrivarono i 5 punti? Perché... Ma c'era Navarra, Presidente! Ma chi è stato che l'ha voluto fare? Non lo so, lo chieda Navarra c'era Navarra, Presidente, non io. I 5 punti ce li non ci davano neanche un punto. Senta. Perché avevamo la Proviso... aveva i bilanci, l'aveva confermati la Covid.
Senta, Presidente, e ma adesso ha pagato che si... due giorni, ha pagato con due giorni di ritardo, nonostante che i soldi l'ho messi io. Vabbè. Però scusi, io l'ho mandati, io ho mandato i soldi, poi la banca l'ha mandati con due giorni di ritardo, stava a fare ricorso, e lì il presidente era Navarra, va bene? Senta e infatti 5 punti, noi eravamo salvi, nonostante tutte vabbè, le cappelle che hanno fatto. Comunque, da quel ma che l'ha visto i giocatori di oggi che hanno preso? Senta, ma visti? Senta Presidente, ma allora innanzitutto il discorso dei 5 punti, della penalizzazione qualcuno lo voleva fare il ricorso, comunque questo è un altro discorso. Adesso che si fa? È Serie D, come si esce da questa situazione? C'è la volontà di vendere, la volontà di andare avanti, la volontà di fare... Guardi, il mio 10% fa fronte a tutto, questo stia tranquillo. Adesso io le dico, bisogna capire bene le proposte che c'è del signor Popovic, perché io le dico, non è Popovic che ha fatto la proposta, perché io sono sempre, ormai ho paura di tutti, l'ha fatta degli avvocati seri, che lui dice, io metteva 2 milioni in C e noi e i soci rimanenti dovevano metterli 800.000 euro, e questa era la proposta seria. Poi 2 milioni si faceva tutto il campionato anche dell'anno scorso e si pagava tutto quello che c'è da pagare. Perché la banca, scusi, lo sa quanto c'è in banca a Livorno ancora di soldi? C'ha ancora dei soldi in banca che c'ha ancora 260.000 euro. Lo sa, lei mi trovi una società di B, di C che non abbiano debiti con le banche? Livorno non ha una lira di debito con le banche. Senta, Presidente. Perché ha pagato sempre il signor Spinelli, va bene? Ma lei, va bene? Ma lei è disponibile a ripartire e provare a... Cioè... Ma io con gente seria... Io, guardi, prima di tutto no, perché non mi ci vogliono i tifosi. Mi spiego? Allora io devo accettare quello che dicono i tifosi. Perché chi conta in una società di calcio sono i tifosi per me, va bene? Va bene, non è non nessun mi pare, altro. Non mi pare. Quindi i tifosi ci hanno mandato via. Sì, e no, questo non è vero, questo non è vero, Presidente. Come non è vero? No, ma smettiamola, ma va bene. I tifosi, i giornali, tutti ci hanno mandato via. Allora, mi dica per il futuro che si fa. Del resto le cose sono due. Io le dico che il futuro... E per conto mio ci sono delle prospettive che possono andare. Adesso c'è da far fronte a quello che sono gli stipendi, e perché hanno pagato marzo loro, mi risulta, giusto? Con i soldi che sono arrivati dalla Lega. No, ma mi deve dire il futuro del campionato, perché poi, francamente, le dico la verità, no? Ci siamo anche stancati di parlare di cose societarie, non con lei, ma in generale, perché è due anni che si parla di cose societarie. Allora, non se ne può guardi, più. Io le dico che basta chiacchiere. Il futuro io le posso garantire che c'è della gente capace a mandare avanti in Serie D. E chi è questa gente? Io, per me, quelli che ho portato io, Presta è una persona credibile, al 1000 per 1000. Va bene? Chi? Ecco, Preste e Amiu sono persone per bene al 1000 per 1000, va bene? Non sono chiacchieroni. Quindi io dico che non c'è problema a fare con i giovani che abbiamo quelli che possiamo prendere dalle squadre che ci sono. Io sono convinto, però non ci vuole gente che chiacchiera e basta. Ci vuole gente che dica la verità e basta. Invece sono state dette falsità. Quello lì che doveva portare 3 milioni di euro ha messo 20.000 lire, 20.000 euro. Scusi Presidente, abbia pazienza, no, poi veramente l'ultima. Allora, ogni riferimento a Heller non è puramente casuale. Heller ci ha letto testualmente la prima lettera in cui Favilla diceva di voler acquistare la società. Poi ci ha detto, però mi deve smentire o mi deve confermare quello che gli dico. Ci ha detto che Favilla ha fatto una proposta in questo senso, che qualora la società attuale, quindi sostanzialmente lei... Lei sta scherzando, non ho nessuna carica societaria. Però me l'ha detto un attimo fa che quest'anno ha pagato tutto lei, me l'ha detto lei. Guardi, sia a sentire, quando è venuto da me, è venuto a parlarmi, io gli ho detto, guardi, lei c'è un amministratore delegato...
lei faccia delle proposte versi dei soldi, non delle chiacchiere come ha fatto Carrano. Però... perché le chiacchiere come ha fatto Carrano, era fatto fallire il Trapani, adesso vuole far fallire Livorno. Ma Livorno, le garantisco, anche non questi fallisce. Ragazzi qua non lo fanno fallire, sia tranquillo. Non lo fa fallire lei? I soldi, perché hanno i soldi in banca, non perché lo faccio. E avanzano ancora dei soldi, perché ringraziando di dobbiamo prendere ancora dei soldi, quindi non devono pagare solamente a maggio mi sembra e giugno. Ma è vero, Presidente, è vero che Favilla, tramite Heller, abbiamo mandato una lettera alla quale dice che lui è disponibile a mettere 2,5 milioni di aumento di capitale qualora vengano azzerati i debiti? Questa è la prima domanda. La seconda che... dire, no, aspetti, mi faccia parlare. La seconda è... c'è un'offerta del gruppo... Te lo dico in diretta, aspetti, non vada avanti, non vada avanti. Perfetto, allora facciamo la prima, poi si va alla seconda. Te lo dico in diretta, noi garantiamo la situazione patrimoniale se lui porta un assegno di 2,5 milioni al sindaco o a un notaio di fiducia di Livorno, noi garantiamo la situazione patrimoniale a zero, paghiamo tutto noi quello che c'è da pagare. Perfetto. Va bene? Aspetta, ho finito. No, aspetta, c'è la mia parola d'onore, va bene? C'è anche il gruppo, però il gruppo indiano. Prima, però mi segua bene. Certo. Non dite cose che non sto... Io vi dico, prima porta un assegno di 2,5 milioni. E voi azzerate debiti. Taglio che dirà il sindaco. Prima, noi daremo una situazione patrimoniale tutti gli azionisti. L'azionariato popolare. Tutti gli azionisti a zero, va bene? Perfetto. Zero lire. Ho capito, però ho capito. Lui prima fa vedere i 2,5 milioni. Perfetto. Non perfetto. Come Carrano che faceva vedere i 3 milioni per telefono, ha capito? Perfetto, ho capito perfettamente. Allora, quindi, basta. Se... aspetti. È chiaro, sono stato chiaro? Chiarissimo. E l'offerta del gruppo? E l'offerta del gruppo indiano? E l'offerta del gruppo indiano? Io non ne so niente, ragazzi. Questo qui chiede delle cose impossibili. Non lo so se c'ha dei soldi, chi è sto gruppo indiano? Io mi sono presentato io con la mia faccia a Livorno quando ho comprato. Ha capito? Non mando intermediari fasulli. Quindi... o non metto dei testa di cazzo del prestanomi come Heller. Ha capito? No, vabbè, ora... Io quando... se voglio comprare una società mi presento con la mia faccia e con i miei soldi. Allora, io dunque... sono venuto a Livorno, in 48 ore ho pagato 5,8 miliardi. Allora, la chiosa di questa telefonata, no? Al di là delle differenze di vedute, è se Favilla o chi per lui viene con un assegno di 2,5 milioni di euro, voi azzerate il debito. Okay, esatto, zero perfetto, debiti, zero. Perfetto. Quindi che porti 2,5 milioni? Perfetto, ho capito. Chiamatelo in casa, chiamate in casa la famiglia. Perfetto. Chi porta 2,5 milioni, ti danno la situazione patrimoniale perfetto, a zero. Io ti rimetto tutti il 1,6 milioni che avanzo. Va bene. Io lo do a zero, non me ne frega perfetto. Niente. Gli manderemo, lei sa benissimo che quello che viene detto rimane, gli manderemo il DVD a Favilla. Bravo, ecco. Però prima voglio vedere i suoi soldi. Certo, li deposita un notaio e poi voi azzerate. A favore del Livorno, certo. E non restituibili più. Perfetto. E noi paghiamo, e sia tranquillo perfetto. Che la situazione, perfetto. La situazione patrimoniale gliela diamo a zero. Capito tutto, perfetto Presidente. Grazie. È chiaro che io parlo per il mio, per quello che posso io. Per quello che posso io, non posso parlare per Ferretti e per Navarra, Sì, vabbè, che sono pari. Certo. Però io le dico, la situazione patrimoniale, se lui versa 2,5 milioni di euro nelle casse del Livorno, lui ha la situazione, noi, io garantisco anche per quelli che conosco io, garantisco io che diamo la situazione patrimoniale a zero. Perfetto. Va bene? Va bene. Ok. Grazie dell'intervento. Va bene così, è stato chiaro? Voglio vedere scritte queste cose però domani. No, vabbè, noi l'abbiamo dato tutto lo spazio possibile e immaginabile, quindi adesso questa trasmissione immodestamente la vede tutta Livorno, quindi tutta Livorno sa che se Favilla o chi per lui si presenta con un assegno di 2,5 milioni, voi azzerate il debito. Non ce n'è debiti, perfetto. Ma volete mettere la situazione patrimoniale a zero. Ecco, detta meglio. Situazione patrimoniale a zero. Perfetto. Ha capito? Sa capito, cosa vuol capito. Dire? Capito. Ho capito. Sa cosa vuol dire la situazione patrimoniale a zero? Ho capito perfettamente. Scusi. La ringrazio.
Nel patrimonio c'è, sì. C'è Favilla, c'è Faulla, come si chiama? Sì, Faviglia, Fauglia. Ci sono i calciatori. Presidente, perché i calciatori si liberano tutti. No, a parte Nunziatini. Però voglio vedere 2 milioni e mezzo. Ho capito. Dal notaio con scritta a favore del Livorno calcio. Perfetto, abbiamo capito perfettamente, gireremo il suo messaggio a chi di dovere. Grazie davvero. Buonasera. Grazie di essere stato con noi. Buonasera. Allora, dobbiamo fermarci? Devo fermarmi? Facciamo time out perché la regia avevamo un tassativo alle 21, immaginate voi. Da, sì. Va detta, ci mette la faccia, esatto. Perché oggi il Livorno è retrocesso e l'unico che parla è lui. Esatto. Questo esatto. Va detto. Infatti, poi si può essere non essere d'accordo, esatto, perché sono convinto, se noi chiamiamo qualsiasi altro dirigente della società, non parla. Quindi questo va detto. Infatti, certo.